Acerbo, voi non vi unite al coro, così è scritto su un vostro comunicato, al coro di chi ha speso in questi giorni parole importanti nei confronti del nascente governo Draghi. Perché? Noi non cambiamo idea, non è che siamo come Bagnai e Salvini o come il Movimento 5 Stelle che facevano una demagogia no euro e adesso si inchinano a Mario Draghi. Noi che siamo europeisti e di sinistra però abbiamo un giudizio negativo su Mario Draghi e riteniamo che sia gravissimo questo coro di urrà questo personaggio. Mario Draghi è colui che ha gestito 10 anni di privatizzazioni in Italia, cioè la svendita del patrimonio pubblico, dell'industria pubblica. Quando pensiamo all'Ilva, ricordiamoci che la siderurgia è stata svenduta per 4 lire a privati che poi non hanno investito un euro per la messa in sicurezza ambientale, per la riconversione ambientale. Quali sono i meriti di Draghi? Quello di aver sostenuto che l'Europa non si può permettere il suo stato sociale che va smantellato, quello di aver fatto le lettere con cui si chiedeva all'Italia di abolire l'articolo 18, di privatizzare tutto perché non si era ancora privatizzato abbastanza. Qual è il merito di Draghi per cui tutti lo osannano? Di aver usato la banca centrale per ricattare i popoli, bloccando la liquidità della Grecia in modo che fosse costretta a accettare il memorandum. Qual è il merito di Draghi? Aver scritto la lettera con cui ci dicevano che bisognava tagliare la sanità? O quelle in cui ci dicevano che bisognava fare la riforma Fornero? È ovvio che i rappresentanti del grande capitale che controlla la stampa, le televisioni e un Parlamento che dove da anni non c'è più una vera sinistra stiano tutti ad applaudire Draghi. Ma io invito lavoratrici e lavoratori invece a prepararsi e a stare con gli occhi aperti. E non dico solo lavoratori dipendenti, dico anche lavoratori autonomi. Perché quando Draghi dice che ci sono delle imprese zombie che non ha senso continuare a sussidiare, guardate che parla di voi, non parla mica dei Benetton, non parla mica di Berlusconi, non parla mica degli agnelli al cane. E quindi noi diciamo Draghi no grazie, sarebbe una sciagura per la nostra democrazia che un uomo di Goldman Sachs divenga Presidente del Consiglio e poi Presidente della Repubblica.